Cari amici, ben incontrati, buon martedì 26 aprile. Siamo qui per questo breve appuntamento attorno al Vangelo del giorno per ispirarci alla parola di Gesù per un cammino di vita, appunto secondo il Vangelo. E come siamo soliti fare, iniziamo con una invocazione allo Spirito. Preghiamo così. O Spirito Santo, vieni ad abitare in me, donami la tua presenza, perché purifichi il mio cuore da ogni egoismo e chiusura e mi renda coraggioso e trasparente nel testimoniare la bellezza della fede. Infondimi la tua gioia divina, che mi libera da nocive tristezze e da profonde malinconie. Colmami della tua pace, che sconfigge le mie guerre interiori, i miei assillanti tormenti, le mie deleterie paure. Vieni, o Spirito Santo, portatore di vita e di pace. Amen. La liturgia ci fa leggere in questi giorni il capitolo 3 del Vangelo di Giovanni. E questo capitolo registra l'incontro tra Nicodemo e Gesù. E il brano che avremmo dovuto leggere ieri è stato sostituito dal brano del Vangelo di Marco, ma iniziava appunto questo capitolo con il primo approccio tra Nicodemo e Gesù. Il brano di oggi ne è la continuazione. Ascoltiamo allora. Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, i versetti dal 7 al 15. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: "Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito." Gli replicò Nicodemo: "Come può accadere questo?" Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna." Ecco il dialogo tra Nicodemo e Gesù. Innanzitutto Gesù, riprendendo il discorso, gli dice una cosa importante: le cose di cui stiamo parlando possono essere capite e possono solo raggiungere mente e cuore di chi è mosso dallo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio è come il vento: arriva da dove non sai e va dove tu ancora non sai. Lo Spirito Santo è creatore, è libero, interviene, però occorre che l'uomo sappia mettersi in sintonia con lui, aperto allo Spirito che improvvisamente ispira e che sollecita per percorsi nuovi. E Gesù è l'offerta di un percorso nuovo. E Gesù è questo dono del Padre che richiede all'uomo
una conversione di mentalità, soprattutto il suo annuncio di Dio misericordioso comporta un cambiamento di mentalità religiosa e un'accoglienza di questa parola, perché Gesù non solo parlava di misericordia di Dio, ma la sua stessa vita, il suo modo di essere, il suo modo di operare, le sue scelte, la sua attenzione ai piccoli, ai poveri, agli abbandonati, agli emarginati, ai peccatori, era segno concreto di un Dio misericordioso che si prendeva cura dell'uomo. Ora dice Gesù, tutto questo voi non riuscite a capirlo perché pretendete di ragionare troppo sulle cose e pretendete che le cose corrispondano alle vostre idee già fatte, mentre lo Spirito porta al nuovo, porta a riconoscere l'opera di Dio nella novità che è lo stesso Gesù. E poi alla fine di questo dialogo arriva questa bellissima notizia, questa bella parola, dove Gesù dice il culmine di questa novità di Dio verso l'uomo avverrà quando il Cristo sarà alzato, innalzato sulla croce, come nel deserto Mosè aveva innalzato il serpente. In quell'occasione ogni israelita che guardava il serpente ritrovava salute. Qui ogni uomo che innalza lo sguardo al Cristo crocifisso troverà la salute piena, la salvezza dell'anima e del corpo. E quindi il messaggio di questo Vangelo è duplice. Occorre che ci lasciamo condurre dallo Spirito di Dio perché le cose di Dio possono essere capite, colte, assimilate, credute solo sotto l'azione dello Spirito di Dio. E la cosa di Dio per eccellenza è il Cristo crocifisso. Occorre che sia lo Spirito che ci attiri a Lui in modo da credere che lì è nascosto il mistero più grande di Dio, il segno più grande della sua misericordia verso ogni uomo. Beh, in tutte queste parole che sto usando c'è anche il senso profondo di quello che esse significano per me. Mi chiedo sempre, ma allora questo Vangelo che cosa dice a me e alla mia vita? Dice che le cose di Dio le posso capire solo nell'invocazione dello Spirito di Dio. Io non posso capire Dio senza lo Spirito di Dio, senza lasciarmi condurre dallo Spirito di Dio che mi conduce verso il nuovo che è Gesù. E soprattutto questa cura, questa attenzione di guardare all'essenziale, a ciò che conta, che cosa conta. È l'amore di Dio espresso nel crocifisso. Crocifisso risorto, perché è un amore crocifisso che ha vinto la morte. E ora si dona ad ogni uomo, ad ogni donna, ad ogni persona che intenda mettersi in contatto con l'amore di Dio. Ecco, alla fine di questo incontro, su temi così grandi, così importanti, così profondi, noi non possiamo che invocare la benedizione del Signore, che il Signore benedica, cioè allarghi mente e cuore a comprendere la ricchezza del suo dono. E allora terminiamo con questa benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani.